Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italo-albanese oggi portiamo tramite illustri ospiti una realtà, un'esperienza italo-albanese da un punto di vista molto particolare. Protezione civile, e questa trasmissione viene realizzata dall'idea, la seconda volta che lo facciamo, del professore Leone Milello, che è oramai un innamorato dell'Albania e delle relazioni interculturali, economici e scientifici italo-albanesi, che ospite. Abbiamo ospite anche la dottoressa Immacolata Postiglione, Protezione Civile Italia. Grazie di aver accettato questa trasmissione. Grazie, grazie a voi, è un piacere. Piacere è tutto mio. Intanto, professore, come l'esperienza italo-albanese è ricchissima anche dal punto di vista di protezione civile. Prima della trasmissione, della registrazione, abbiamo parlato con dottoressa Postiglione anche del terremoto del 2019, in cui l'Italia e la protezione civile era la prima nella lista di quelli che hanno dato una mano al popolo albanese. Ecco, questi, giusto, grazie, grazie Artur Nura. Questo stretto legame, risalente ovviamente ai rapporti tra Italia e Albania, suggerisce sempre continue riflessioni. Anche la mia esperienza presso l'Università Cattolica di Tirana, insomma, in qualche modo ha facilitato questo mio interesse, questo mio desiderio di approfondimento. Ma il tema della sicurezza è un tema costante anche nell'esperienza, credo, di ognuno di noi. Per quanto mi riguarda, le prime esperienze risalgono a un master, legalità e sistemi di sicurezza nei processi formativi. Lo dico perché proprio in qualche modo riflettevo proprio in queste ultime ore su quanto già in qualche modo avevo fatto. E poi la partecipazione più recente alla pubblicazione di un volume su Narrare le migrazioni, dove in qualche modo era messo in evidenza il problema legato al fenomeno migratorio che io affrontavo attraverso la coscienza del popolo, un tema caro, ne sappiamo, a Vittorio Emanuele Orlando. E non è un caso che io richiami spesso Vittorio Emanuele Orlando, perché anche in questo caso il diritto alla sicurezza pubblica, noi sappiamo nell'ampia categoria, ci riportiamo al diritto alla sicurezza pubblica, che declina le categorie generali, questa è un po' la definizione che io accolgo, il diritto alla sicurezza pubblica declina le categorie generali del diritto pubblico attinenti all'organizzazione dei pubblici poteri, alle fonti di diritto e alla libertà degli individui. Qui c'è un po' tutto, si sintetizza un po' tutto. Problema che, dicevo Orlando, sinteticamente mi soffermerò su questa cosa, Orlando già affrontava quando considerava la sicurezza pubblica come attività di conservazione, addirittura contrapposta all'attività sociale. Pensiamo alla definizione del diritto pubblico, a come esso nasce, a che tutela deve garantire ai cittadini. Pensiamo alle figure come quelle del diritto pubblico soggettivo, che pure avevano rilievo, avevano risalto a quel tempo. Questo perché lo dico? Perché diciamo, la riflessione è sollecitate, ecco, quindi queste categorie giuridiche a cui accenno in maniera molto così sommaria, sono in qualche modo valorizzate da due realtà importanti, significative, che noi viviamo in Italia, ma che in ogni caso possono essere applicate a tutte le esperienze, la dimensione di sicurezza globale nella quale noi crediamo. Ecco, da un lato c'è il provvedimento protocollo Italia-Albania in materia migratoria, tema estremamente attuale, che pone problemi di migrazione, ma in senso ampio di sicurezza. Tra l'altro, in Gazzetta Ufficiale, nella Gazzetta Ufficiale numero 44 del 22 febbraio 2024, un tema molto dibattuto, sul quale noi sappiamo anche l'opinione pubblica si è espressa tanto. Ecco, in questa circostanza sono ritornate in auge, sono ritornate in primo piano quelle che sono le categorie che tradizionalmente noi utilizziamo, quelle categorie giuridiche che ci riportano, come dicevo prima, sul tema del diritto alla riservatezza pubblica, che declina, dicevamo, queste possibilità, e poi alla sicurezza pubblica, che diventa attività di conservazione contrapposta all'attività sociale, come definiva Vittorio Emanuele Orlando. La stessa questione, diciamo, si pone, si sta ponendo con riferimento al bradisismo. Me sono assist, per usare una metafora calcistica, ovviamente, e più di me saprà esprimersi, lo farà ottimamente la dottoressa Postiglione, capo della Protezione Civile Italiana. Dicevo, Campi Flegrei, progetto formativo della Regione Campania, Dipartimento della Protezione Civile. Dottoressa Postiglione sa sicuramente che, diciamo, la Regione Campania si è attivata. Ecco, io mi soffermavo brevemente su questo progetto di formazione. Noi sappiamo bene che la formazione
è fondamentale rispetto alla sicurezza. Cioè, non ci può essere sicurezza, reale sicurezza, senza un'adeguata formazione. Il problema poi dipende come formare. E la cosa che mi colpiva, diciamo, in questo articolato, che reputo, diciamo, adeguato, è che questo modello formativo legato al problema del bradisismo, per il quale noi sappiamo bene, ormai si deve fare formazione, oltre che informazione, adeguata informazione, soprattutto formazione, si soffermava appunto su, con la Regione Campania, che è direttamente coinvolta. Anche su questo ci sarebbe tanto da discutere, no? Se la competenza deve essere solo quella nazionale esclusiva o c'è una competenza concorrente regionale. Noi sappiamo che questo tema ormai è ampiamente superato, ma prima in dottrina c'erano queste posizioni in apparenza contrapposte. Ora, più di prima, sappiamo che sono, diciamo, temi che richiedono una competenza funzionale concorrente. Quindi è giusto e ben venga la posizione che assume la Regione Campania. Quindi dicevo, Campi Flegrei, progetto formativo della Regione Campania, Dipartimento della Protezione Civile. Per dirigenti, funzionari, ecco a chi è rivolto. Dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, addetti al servizio di protezione civile, e dirigenti scolastici, personale della scuola. Questo è chiaro, insomma, quanta importanza assume in questa prospettiva il ruolo formativo che va fatto per i dirigenti scolastici, per i presidi, noi chiamiamo ancora, ma che sappiamo sono dirigenti scolastici, per la scuola. Quindi finalizzata alla loro formazione, che ovviamente significa poi formazione anche per gli studenti. E la cosa che colpisce appunto sono gli argomenti. Mi soffermerò solo su questo, poi darò la parola. Certo. Vedevo. Intanto, se posso intervenire, sicuramente No? parliamo di formazione e in effetti il vostro intervento è un intervento scientifico, scolastico, universitario. Però alla Certo. fine dei conti c'è sempre la protezione civile che io l'ho ricordato prima nella trasmissione, ho ricordato 2019, però possiamo ricordare anche altri casi che la protezione civile italiana si è fatta vivere. Da queste parti. Sicuramente a questo punto chiederei a dottoressa Postiglione, in caso se, poiché visto che il professore ha menzionato anche il protocollo di profughi africani, oramai l'Albania non sta nell'Unione Europea come lo è Italia, però dal punto di vista geografico, politico anche, e anche culturale è sempre stata all'Unione Europea, un vicino vostro e abbiamo tante cose in comune. Come funziona a passare anche le difficoltà che porta l'Albania da non essere parte dell'Unione Europea? Allora, grazie innanzitutto. Mi collego a quanto stava dicendo lei e ha introdotto il professor Melillo con una considerazione di carattere generale e poi vado a rispondere alla sua domanda. E cioè, l'italiano, che è una lingua ricchissima, e noi siamo felici che i cugini albanesi conservino ancora questa passione per la nostra lingua, ha incredibilmente un punto di debolezza proprio sulla parola sicurezza, cioè. Nella parola sicurezza noi riassumiamo due parole inglesi che sono security e safety, che sono completamente diverse. Quindi quando noi parliamo di sicurezza mettiamo tutto insieme, ma in realtà una cosa è la safety, e cioè quello di cui si occupa il mondo protezione civile, e una cosa è la security, e cioè tutto ciò che riguarda ordine pubblico e quindi le forze di polizia e quant'altro, che chiaramente è fuori dalla sfera protezione civile. E correttamente, come ricordava il professor Melillo, sul tema invece safety, quindi sicurezza, protezione civile, ormai nel nostro paese, ma da lontano 2001, parliamo di una materia concorrente in cui partecipano appunto Stato e regioni. Quindi hanno entrambi potere di normare, di fare leggi e soprattutto di organizzarsi. Questo fa sì che nel nostro paese è come se avessimo 19 più 2 protezioni civili, 19 regioni più 2 province autonome, e lo Stato che tiene tutto assieme. In questo contesto, devo dire, molto armonioso, quindi la protezione civile italiana riesce a fare squadra, riesce a fare sistema, è evidente che un rapporto preferenziale, vengo alla domanda, c'è con gli Stati membri, perché siamo tutti parte di quello che si chiama Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Un meccanismo importantissimo nato agli inizi degli anni 2000, a cui l'Italia ha partecipato e ha contribuito in maniera consistente, siamo un po' tra i fondatori di quel meccanismo e che oggi è una realtà imprescindibile. Oggi, grazie al principio di solidarietà, non c'è
evento che avvenga in uno Stato membro che non preveda il contributo degli altri Stati in termini di risorse umane, in termini di logistica, in termini di organizzazione. In realtà l'idea del meccanismo è di andare oltre quelli che sono i confini stretti dell'Europa e quindi la possibilità dell'Europa, intesa come insieme di Stati membri, di intervenire anche in paesi che Stati membri non sono. E chiaramente un occhio di riguardo c'è tra quei paesi, in particolare quelli confinanti, diciamo così, rispetto al nostro perimetro, molto vicini alla dimensione europea. Quindi in realtà il canale di aiuto, il canale aperto, vicendevole tra Albania e Italia, è un canale doppio, è un canale che percorre la strada del meccanismo europeo, quindi anche l'Albania, non essendo stato membro, può fare richiesta di concorso all'Europa e l'Italia partecipa, ovvero in un bilaterale, che da noi è molto forte, è consolidato, lei ricordavamo insieme il terremoto di Durazzo del 2019, ma ancora prima le alluvioni del 2017, per andare lontano nel tempo, quindi c'è una fortissima intesa da questo punto di vista. E questo rapporto bilaterale è talmente forte che fa sì appunto che non ci sia evento in cui l'Italia non sia tra i primi ad intervenire. Ma ripeto, grazie ad un percorso che ormai da anni si sta costruendo di rafforzamento, di prima Costituzione e poi rafforzamento della protezione civile albanese, noi siamo convinti che sempre più negli anni futuri avremo un paese che è un paese che potrà contribuire a sua volta laddove noi avessimo bisogno. Come lo sta E da facendo tramite questo questo protocollo, diciamo, Meloni Rama, no? Ha dato una mano al fratello Italia, l'Albania, come ha ah, non c'è detto dubbio, non c'è giustamente dubbio. differenti volte anche il primo ministro Edi Rama, abbiamo un debito verso l'Italia e la dobbiamo fare. Assolutamente, su un piano diverso, perché chiaramente il tema dell'immigrazione esula da quello che è la protezione civile, si è trovata una collaborazione che effettivamente rafforza l'alleanza tra i due paesi. In campo protezione civile, peraltro, noi siamo proprio in fase di rinnovo di un memorandum of understanding, quindi di un accordo specifico tra le parti, che vuol dire anche fare una formazione congiunta, fare attività di informazione e divulgazione. Tenete conto che grazie ai tanti progetti IPA, che sono questi progetti con fondi europei dedicati proprio ai paesi che aspirano ad entrare in Unione Europea, l'Italia ha lavorato tantissimo e sta continuando a lavorare in Albania su tante cose, sul sistema di monitoraggio e di previsione dei fenomeni, tutto il tema delle perturbazioni e precipitazioni che si fanno più intense e frequenti a causa del cambiamento climatico e che impongono sistemi di risposta rapida. Stiamo lavorando con l'Albania per costruire un sistema di questo tipo come quello che c'è in Italia. Grazie al nostro lavoro congiunto è stata strutturata una sala operativa di protezione civile con un modello simile al nostro di livello nazionale che possa fare una verifica puntuale di quello che avviene nel paese, anche perché se anche si vuole chiedere aiuto, si deve essere nelle condizioni di chiedere aiuto e quindi di conoscere quello che avviene. Bisogna Insomma, trovare i dovuti canali per ottenere questo aiuto. esattamente. Quindi questa, diciamo, questo dialogo è sempre esistito, oggi è più forte che mai e noi siamo convinti che sia uno strumento di arricchimento per entrambi. Ecco, credo che questo sia una cosa bella da poter raccontare, cioè il convincimento dell'Italia, del sistema di protezione civile italiano, che comunque ha la possibilità di crescere attraverso la collaborazione con l'Albania. Quindi non è soltanto un dare, ma è un dare e ricevere che per noi è evidentemente Certamente. arricchente. Intanto, se parliamo di soldi, poiché servono sempre i soldi che arrivano non soltanto dal governo italiano, ma anche quello europeo, io vorrei chiedere se nella vostra conoscenza l'amministrazione statale albanese è stata in grado di ottenere i soldi dovuti tramite i progetti IPA, ma anche i fondi perduti, i famosi fondi perduti. Può rispondere chi è più competente, poiché so che la domanda è un po' generica. Beh, sui progetti IPA sicuramente le posso dare una risposta positiva, perché ce ne sono stati più di uno, adesso nello specifico ce n'è un ultimo, un IPA Care,
periodo 2023-29 con un budget di 12 milioni di euro circa, che è un progetto finanziato dalla DG ECO, che è la DG dell'Europa che si occupa proprio di tutta la parte degli affari umanitari e di protezione civile in generale, che è finalizzato a migliorare la capacità di risposta ai temi sismici e sanitari, perché chiaramente la vicenda della pandemia ha lasciato strascichi importanti in tutti i paesi, compresi i nostri. A tal proposito, ricordiamo anche quanto è stata importante la collaborazione reciproca anche durante l'emergenza Covid. E quindi, nello specifico, questo progetto è un progetto ancora aperto in tutti i paesi dei Balcani occidentali, anche la Turchia, e c'è appunto l'Albania, quindi è un budget complessivo che non riguarda solo l'Albania, e siamo in una fase in cui è già operativa, quindi il programma è già di fatto in qualche modo partito, questo a testimoniare insomma che anche l'Albania insieme con gli altri paesi dei Balcani negli anni precedentemente ce ne sono stati altri progetti che sono in chiusura, è riuscito ad avere questo tipo di finanziamenti. Certo. Professore, lei, visto che sei, diciamo che dai lezioni in Università di Tirana, un italiano comunque di Tirana, come la vede l'amministrazione pubblica albanese? Ma sicuramente bene. Io credo che quello che è riportato, io completo il ragionamento che stavo facendo prima, la legge numero 14 del 21 febbraio 2024, che è stata pubblicata, dicevo prima, nella Gazzetta Ufficiale 44 del 22 febbraio 2024, ecco, fa riferimento questa legge a, cioè mi piace ricordarlo, al trattato, ma lo sto ricordando spesso, al trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Albania, che addirittura fa riferimento al 95. E diciamo, è significativa questa cosa, come è significativa appunto il riferimento costante che si fa, diciamo, alla collaborazione che ci deve essere tra queste due. Ecco, Maurizio si è collegato. Sì, è Prefetto. collegato, ma bisogna accendere il suo microfono. Possiamo Maurizio, devi continuare nel accendere il frattempo. microfono. Continua e conclude, professore. Sì, dicevo, sarò veloce, dicevo, quindi questa cosa è importante, il riferimento a questo trattato di amicizia è importante, lo è, diciamo, l'articolo 19, dove si dice che le parti contraenti concordano nell'attribuire una importanza prioritaria ad una stretta e incisiva collaborazione dei due paesi per regolare nel rispetto della legislazione vigente i flussi migratori. Ecco la fonte normativa, o quantomeno il riferimento normativo, nella pluralità delle fonti di cui parlavamo prima, che in qualche modo ci consente di poter aprirci a questi confronti continui. Ecco, la legislazione in questo mondo non è concorrente, ma diciamo consente, attraverso una sana autonomia regionale, consente di affrontare questi Nel temi. frattempo si è aggiunto alla nostra trasmissione anche il dottor Maurizio Mascipinto, prefetto direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo. Chiedo al dottore di accendere il microfono perché è spento per ascoltarlo. Dottore, potresti accendere il tuo microfono? Non si sente. Bisogna accendere il microfono, dottore. Tu non puoi attivarlo, perdona. No, da me non posso fare nulla. È nel suo telefonino che deve accendere il microfono. Attendiamo se si ricollega. E nel frattempo noi dobbiamo andare avanti comunque, perché Sì, sicuramente. Questi aggeggi, diciamo, high tech sicuramente fanno facilitare la vita, però non per tutti, visto Mi che. fanno pensare ad una cosa, Arthur, Dimmi. questi aggeggi high tech, come dicevi, e cioè di quanto stiamo gestendo una piccola emergenza, no? Il prefetto Mascipinto che non riesce a collegarsi, e quanto in questi casi è importante la prevenzione, per tornare ai nostri ragionamenti. Allora, siccome fino adesso e quindi prepararsi prima, organizzarsi per evitare che poi l'emergenza accada, per fare un gioco di riferimenti. E allora, tornando alla nostra collaborazione Italia-Albania, credo che uno dei segnali più positivi
che abbiamo registrato in questi anni sia il fatto che si è spostato il baricentro dell'azione di questa collaborazione, e cioè tenendo fermo il fatto che in caso di necessità ci si aiuta vicendevolmente, quindi si interviene con un canale per spegnere un incendio, con un idrovora per un'alluvione, con le squadre di tecnici per il rilievo del danno, come è successo per il terremoto di Durazzo nel 2019. Quindi tenendo fermo questo, che vale sempre, dicevo, si è spostato il baricentro perché si sta lavorando invece tanto sui temi della prevenzione, cioè di che cosa si può costruire nel cosiddetto tempo di pace, o meglio dovremmo dire nel tempo di tregua tra un evento e Certo. l'altro, per rafforzare la capacità di risposta. Questo nel sistema italiano di protezione civile è ormai una realtà consolidata, la nostra protezione civile esiste da 30 anni, quindi è tutto sommato un modello giovane però solido. Per cui accanto alla parola emergenza ci sono le parole previsione e prevenzione. Ecco, il lavoro che stiamo facendo con l'Albania è proprio questo, cioè di costruire un sistema di protezione civile albanese che abbia nella previsione, e cioè nella capacità di studiare i fenomeni, capirne l'evoluzione, verificarne l'impatto per poterne gestire le conseguenze, e nella prevenzione, intesa come attività strutturale, e cioè metto in sicurezza l'edificio, alzo gli argini per evitare che il fiume esca, ma anche attività non strutturale, e cioè formazione, esercitazioni, pianificazione di protezione civile. Quindi su questi due pilastri, previsione e prevenzione, costruire la collaborazione. Ecco, questo credo che sia indice di un paese maturo che vuole crescere e che ha capito che per fronteggiare un'emergenza bisogna farsi trovare preparati. Ed è un campo molto bello di attività che stiamo sviluppando assieme. Condivido pienamente, intanto anche noi da media dobbiamo dare lo spazio dovuto a quelli che lavorano a far effettuare questo sistema Italia anche in Albania per la protezione civile. Comunque il tempo mediatico non è senza limiti, così che dobbiamo per oggi chiudere, però rimaniamo in contatto ad avere la possibilità di ascoltare anche il prefetto Maurizio Mascipinto. Grazie Bene, del contributo che date in realtà in grazie. questa trasmissione. Grazie, arrivederci. Grazie, Da Tirana grazie. per Radio Radicale, Artur Nura.